Salve accademici, benvenuti a questo vlog per un motivo. Ebbene sì, avevo promesso che non li compravo più, ma ci sono ricascato. Leggete bene. 5 fottutissimi euro, ovvero 10.000 lire. Fate conto, con 10.000 lire, delle vecchie lire, datemi pure del vecchio, ti compravi 4 fumetti di questi. 4. Ai tempi ero solo quasi un quarto di secolo fa. Ditemi voi. Dopo questa stupida ingiustizia, per introdurvi a un'altra ingiustizia che ho fotocopiato questo. Gli sfruttati del joystick alle case di videoludiche miliardi, ai lavoratori sugli spiccioli. Lasciate. Preso dal Fatto Quotidiano lunedì 3 febbraio 2020. Games workers costretti a ritmi disumani anche 70 ore di fila senza sosta, mal pagati e precari. È nato il sindacato per tutelare gli sviluppatori di videogames. Di Michela Ia Carino. Ecco qua. Adesso vi dico, manco se fossi uno del telegiornale. Combattiamo per un futuro più giusto per i lavoratori. La lotta politica si è insinuata tra i fili del nostro, dei loro computer, tra i sistemi ed algoritmi a cui lavoravano imperterriti. Sono nerd dai capelli rosa, blu, verdi, spesso con gli occhiali sul naso, il pugno disegnato in bianco sulla loro bandiera nera, stringe un joystick e scritta dice Games Workers Unite contro gli orari disumani di lavoro, totale assenza di diritti, salari bassissimi e precari. È nato il sindacato dei lavoratori dei videogiochi. Sono ingegneri, disegnatori, matematici, grafici, programmatori che coraggiosi si stanno unendo da un lato all'altro del mondo nell'universo spietato dei colossi digitali per evidenziare il costo umano invisibile e pagato nel settore. Konami e Ubisoft, per farvelo capire. Sono quelli più carogne. Per produttori di videogiochi ci sono milioni di dollari di profitto per un commercio massivo e globale in piena espansione dalla sua nascita, ma dietro la patina ludica di pixel fluorescenti e livelli da superare nei videogiochi si nasconde lo sfruttamento e violenza intrattenimento per i compratori e disumanità per gli impiegati. Costretti a lavorare senza sosta anche 70 ore di fila di seguito per 13 dollari l'ora. Fate conto voi. Disegnatori e programmatori vengono licenziati appena i giochi vengono immessi sul mercato, facendo fruttare, come il caso del videogame Call of Duty, anche 500 milioni di dollari di profitto alle case di produzione solo nei primi giorni d'uscita. Ogni gioco che ami è costruito sulle spalle dei lavoratori e i creatori di videogiochi sono in burnout, in attesa disperata di cambiamenti. Con questo titolo, il primo accorgersi della loro pericolosa condizione è stato il Time. L'industria dei videogiochi ha avuto un profitto di 43 milioni di dollari l'anno scorso. I lavoratori responsabili di quel profitto meritano di unirsi in sindacato con Felice di Games Workers. Sono le parole con cui il senatore rosso,
del Vermont Bernie Sanders ha benedetto il gruppo l'anno scorso. Trasversali ed internazionali come il settore di mercato ad alta specializzazione in cui lavorano i combattenti del joystick, appoggiando proteste contro il taglio delle pensioni in Francia, si incardinano negli scioperi dei dipendenti Google in Gran Bretagna. Si pronunciano sui licenziamenti immotivati, praticamente schiavismo. La sfida del cambiamento è stata colta anche dalle ragazze ghetto minoritario in un ghetto già minuscolo, dietro gli stessi schermi virtuali dove gli altri giocano in mondi costruiti su misura per loro. Escapismo privato senza alzarsi dalle scrivanie americane dove lavorano sedute giorno e notte anche le pochissime ragazze dell'industria videoludica che hanno preso fiato e coraggio per denunciare le molestie sessuali subite su un settore dove gli uomini costituiscono la maggioranza tra creatori e compratori nel sottobosco. Delle pagine dei blog sono in tanti aver letto la denuncia aperta della programmatrice Natalie Lougheed contro il suo ben più famoso collega Jeremy Saul o le accuse di stupro della sviluppatrice ossigenata Zoe Quinn contro Alec Olonka, leggenda del mondo videoludico che ha deciso di togliersi la vita quando la ragazza ha aperto pubblicamente. Volevo dirvi questo. È stato sul giornale questo, non è stato neanche letto sul giornale dove lavoro. Me lo sono dovuto fotocopiarmelo solo per leggerlo per voi. Scusate un momento, ecco. In poche parole, cosa pensate di questo? Eh? Cosa ne pensate? Che è giusto che le persone lavorano di 70 ore per quanto era? Per 13 dollari? Un momento, eh? Che vado a vedere, vado a vedere, vado a vedere. Vediamo 70 per 13 sono 910 dollari circa. Mentre le case videoludiche si prendono i miliardi. Non voglio trasformare questo video in un qualcosa di politico. So che il Fatto Quotidiano è di sinistra, ma è l'unico che ha avuto la decenza di parlare di questo problema qui, che i programmatori sono mal pagati, maltrattati, e l'unico che ne parla è un giornale di sinistra. Ne vogliamo parlarne? Vabbè, io ho riportato la notizia. Adesso, qui sotto, non mettetevi i soliti bravo Riccardo, eccetera, eccetera. Dite la vostra sotto i commenti. E questa è la cosa ironica. Vi spiego. Ci sono due opzioni su YouTube. Una è per i bambini e ti tolgono. Hai maggiori visualizzazioni, però ti tolgono la possibilità di parlare, di dire la tua qui sotto nei commenti. Però nella versione per adulti. Hai meno, come dire, meno visualizzazioni, però hai diritto di parola. Dite iniziare a dare ragione a loro? Chi capisce intenda il mio messaggio, va bene? Ci
ci si vede, parancoli sadici! Forse, dico forse, a Bologna Nerd Comics. Non si sa ancora, eh?